Bentornati a tutti ragazzi, sono Delta Folle e oggi continuiamo la Secret Past dalla missione 3 e missione 4. Ci eravamo appunto lasciati nella seconda. Oggi vediamo che entrambe le missioni sono collocate nello stesso periodo temporale. Infatti possiamo notare che si chiamano entrambi 16 gennaio 1984. Cosa è successo questo giorno? Lo scopriremo subito. Cambiamo totalmente prospettiva in questa missione perché appunto saremo dalla parte dei sovietici. Sovietici occupati a liberare dai ribelli il villaggio di Naish. Ovviamente con il supporto corazzato, meccanizzato e supporto aereo che vedremo più avanti. Questa missione è uno spara-spara, distruggi-distruggi, quindi daremo fuoco alla mappa sicuramente. Allora, iniziamo a dividere la nostra fanteria dai mezzi corazzati. Anche perché poi la fanteria ci servirà ad assaltare la caverna dove tengono i rifornimenti, quindi dobbiamo mettere da parte i nostri soldati e utilizzarli più avanti. Tanto i nostri corazzati invece possono andare ad armi spianate, perché tanto niente possono fermarli. Tasto destro mi dà qualche problema. Preso l'ordine, sì, va bene. Un BMP lo mandiamo invece dietro alla nostra fanteria. Tanto notiamo che stanno già iniziando a sparare, ma stanno sparando sui corazzati, quindi cavoli loro. E vai. Non so se si sente quante volte sto cliccando il tasto destro. Lo sto sfondando tra un po'. Dai, cazzo. Ok, piano piano sta arrivando. Andiamolo avanti. Spianiamo la strada alle nostre truppe. Come potete vedere, basta un colpo per uccidere i due nemici vicini. È morto? No. Adesso sì. È caduto pure dal palazzo, perfetto. Abbiamo due jeep nemiche. Ci occupiamo di loro sempre con il BMP. Mentre di qua invece usiamo il T-72, che
fa un bel po' più di danni, soprattutto ad area. La mappa che sta tremando a causa di tutte queste esplosioni, ma ripeto, è assolutamente normale. Facciamo avanzare la nostra fanteria facendo attenzione alle macchine, che sono l'unica cosa effettivamente che può uccidere un intero plotone, ossia le auto che esplodono. Allora, chiamiamo il supporto aereo. Ovviamente si tratta degli Hind con all'interno truppe Spetsnaz, quindi un totale di 12 soldati, dato che possiamo schierarne solo due. I nostri Hind possono fornire supporto aereo anche con la minigun oppure con i razzi FFAR. Per il momento, dato che sono concentrati, userei i razzi. Ne spariamo uno qui, un altro qui, uno sulla casa e uno sulla G. Boh, e la piazza è libera. Facciamo atterrare i nostri Spetsnaz in questo punto più o meno, facendo attenzione sempre ai cecchini. Secondo Hind fornirà supporto aereo. Utilizziamo la minigun con entrambi. Le truppe a piedi si occuperanno dei vicoli. Ovviamente stiamo attenti ai cecchini. Dovrebbero essere sempre un problema perché sparano più lontano dei vostri soldati, quindi per abbatterli bisogna avvicinarsi un po' di più. Io qua farei un po' di pulizia con i razzi. Mi sono ritornato la minigun per sbaglio. Sono qua. Sì, fuoco e fiamme. Tanto fino alla caverna possiamo anche andare così, non c'è nessun limite alla nostra forza. Possiamo utilizzare quello che meglio ci pare. Io sopravvissuto. Oh, cecchini, cecchini. Libero? Libero. Questi li prendiamo alle spalle. Evitiamo di stare troppo vicini al fuoco, però. Chi manca? Ne manca uno lì. Ma direi di usare l'elicottero. Altri? Ah sì, qua, dobbiamo pulire qui. Qua abbiamo l'imbarazzo della scelta tra corazzati ed elicotteri. La fanteria iniziamo a farla riunire. Magari qua. Ma andiamo avanti il T-72, così creiamo anche del riparo. Esplode tutto, potete vedere.
Allora, il perimetro esterno è sicuro. Perciò possiamo iniziare a rompere nella caverna. La caverna comunque è protetta, come possiamo anche vedere, da un corazzato, quindi andiamo avanti il nostro T-72 e distruggiamolo. Ok, il primo corazzato è stato distrutto. Ce n'è un altro dentro. Vorrei far eliminare il supporto aereo, anche perché un Hind deve ancora scaricare gli Spetsnaz. Eccolo qua. Perciò se ne approfittiamo, lo facciamo avvicinare. Ottimo. Facciamolo atterrare qui. Ovviamente nella caverna per il momento possono accedere anche, sparato per sbaglio, i nostri corazzati, dato che comunque è bello largo e nascondevano a loro volta dei veicoli ribelli all'interno. Ciao, boom. Ok. Per il momento ci siamo, i nostri Spetsnaz sono caricati. Adesso possiamo assaltare il complesso, che sarebbe questo, e porre fine alla missione. Ovviamente guardate quanti soldati che abbiamo qui, è un intero corpo d'armata praticamente, tra soldati regolari e forze speciali. Ce n'è uno abbastanza ferito gravemente, che io eviterei di mandarlo in prima linea. Tanto però facciamo anche fare il giro con un gruppo e arrivare alle spalle. Anche perché tanto vanno eliminati tutti. Quando fanno così non li sopporto. Se ne abbassano solo due o tre e ti rimane la selezione multipla. Allora, ne rimane uno da questo lato. A posto, problema risolto. Ok, possiamo iniziare l'assalto. Questi neanche reagiscono, perfetto. Se li vai sotto sotto reagiscono. Allora, ci siamo quasi. Stiamo procedendo a caverne, a stanze e sostanze. Attenzione, senza sparare. Ok, c'è un cecchino che sta mitragliando attraverso il muro. Ce ne sono parecchi. C'è un cecchino che sparava sul container. Allora, perfetto, la caverna è sicura. L'unica cosa che ci resta da fare è distruggere i due veicoli ostili, quindi questo. Questo. Se spara. Quando spara.
Allora, i nostri agenti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dell'esercito sovietico, che ovviamente ha distrutto tutto il deposito. L'informatore che doveva dare le informazioni ai nostri agenti non era presente perché è stato arrestato e quindi portato in una caserma a Kabul. Perciò nella missione 4 andremo appunto a salvare questo informatore, al meglio, ottenere informazioni prima che lo portino da qualche altra parte. Allora, questa sarebbe la prima missione di livello spionistico della mod. È stata settata un po' come un tutorial, infatti lei è abbastanza lineare, adesso vi mostrerò come fare. Allora, innanzitutto dobbiamo intrufolarci con l'agente Viper dentro l'ambasciata appunto sovietica per trovare l'informatore. Quindi, prima di tutto dobbiamo scoprire dove lo tengono. Per scoprire dove lo tengono, che mi sono dimenticato di dirvelo, di farvelo capire, bisogna spiare i monitor appunto della sorveglianza. Il problema è che sono in una zona non accessibile ai civili. Le scale, come potete vedere, sono chiuse, quindi di qua non si passa. Cosa fare? Dobbiamo cercare un travestimento, occorre trovare un altro punto d'entrata. Ok. Questo travestimento è dato dalla giacca dell'addetto alle pulizie. Continuerò a dirlo finché ci clicco sopra. Ok, d'accordo. Ora con questa giacca abbiamo accesso all'area del primo piano. Infatti, ma non del resto dell'edificio. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo benissimo togliere questi cordini che delimitano l'accesso, entrare e andare a spiare i monitor delle videocamere. Ok, informatore individuato, come possiamo vedere al secondo piano è nella caserma militare che lo stanno interrogando, precisamente in questa stanza. Non possiamo passare da qua perché è chiusa a chiave. Quindi dobbiamo trovare un secondo accesso. Un secondo accesso è dato dalla scala antincendio sul retro del palazzo. Quindi noi usciamo, velocizziamo un po' il tempo, se no non ce la caviamo più. Questo è l'informatore che si lamenta. Raggiungiamo il retro e andiamo a scassinare la porta. Fate attenzione perché da questo punto in poi, con questa divisa, le guardie vi spareranno contro e sarà una morte dolorosa, quasi immediata, quindi il fallimento c'è. Io ovviamente l'ho fatta io, quindi so tutti i tempi. Ovviamente le guardie hanno una reazione minima di tipo 5 metri, cioè scusate, 1,5 metri, quindi dovete essere proprio davanti a loro per farvi scoprire, mentre se li state alle spalle non succederà niente. Ora, per accedere al secondo piano, come potete vedere, non possiamo entrare nello stanzino così, perché ci riconoscerebbero. Dobbiamo trovare appunto un'altra divisa. E quest'altra divisa è semplicemente in uno di questi posti.
Ovviamente possiamo anche scassinare altre due porte e scoprire cosa c'è qua dentro, cosa che non vi farò vedere. Però posso farvi vedere dove è la divisa perché mi serve. E la divisa è in questa camerata. Per raggiungere quella camerata, facciamo attenzione ai soldati di guardia armati di fucile. Dai, dai. Occhio perché qua sta arrivando uno, nascondiamoci dentro questo stanzino, appena di spalle. Ok. Entriamo dentro. Questi soldati stanno dormendo, quindi non diranno nulla, non si accorgeranno di niente, a meno che non li prendete a botte, ma non penso che lo fareste. Ecco qua, abbiamo ottenuto la divisa da Spetsnaz. Perciò adesso, anche se ci facciamo vedere da loro, non diranno niente. Possiamo andare tranquillamente al nostro informatore e concludere la missione. Come abbiamo potuto vedere dall'outro, la missione è fallita poiché è stato scoperto e quindi l'agente Viper è stato ucciso in un conflitto a fuoco, mentre Gauron è riuscito a scappare. Però si sospetta un tradimento dato che lui non è mai tornato alla base, quindi l'intera operazione possiamo sospettare che sia appunto una trappola architettata per eliminare l'agente Viper. Questo ovviamente scopriremo più avanti come sarà andata a finire. Nella missione appunto 5 e 6. Io vi ringrazio per averci seguiti. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!